Si è svolta questa mattina a Roma la conferenza stampa di presentazione della 50ª edizione dell'International Tour Film Festival 2012, il festival internazionale del film turistico in programma a Lecce dal 13 al 16 giugno prossimo. Siamo alla 50ª edizione. Il film turistico infatti è nato in Italia nel 1962 e precisamente a Venezia. In seguito ha fatto tappa in numerose città italiane ed estere. La manifestazione è riconosciuta come uno dei festival più qualificati e qualificanti nel mondo turistico e vede ogni anno la partecipazione di 60 nazioni di tutti i continenti, con più di 300 filmati presentati e oltre 130 giornalisti accreditati tra italiani e stranieri. Anche quest'anno a far da padrone di casa il presidente onorario Antonio Conte, che ai nostri microfoni ha spiegato le finalità di questa 50ª edizione. Quest'anno è un anno particolare per il Festival Internazionale del Film Turistico perché ricorrono 50 anni dalla fondazione, essendo nata a Venezia nel 1962. Ha girato un po' l'Italia, come abbiamo scritto su questo manifesto, e da 4 anni si è stabilizzato a Lecce, dove appunto diventa sede permanente. Quest'anno il festival sarà dal 13 al 16 di giugno, sono previsti come sempre oltre 40 paesi, poi di questi ogni anno abbiamo un paese ospite d'onore, 2 anni fa le Seychelles, l'anno scorso il Messico, quest'anno sarà la Bosnia, anzi vorremmo portarli a 3 i paesi quest'anno, uno al giorno. Però per ora già abbiamo la conferma della Bosnia. La Bosnia è un paese che si sta lanciando forte per il turismo, soprattutto il turismo religioso, avendo Međugorje nel suo paese. E tutti i turisti che vanno a Međugorje, il 90% poi fanno Mostar e Sarajevo. Per cui Sarajevo l'anno scorso, come Međugorje, insomma la Bosnia in generale, ha avuto qualcosa come 2,5 milioni di turisti. Quindi un paese veramente che si sta dando da fare e quest'anno appunto ospitiamo la Bosnia come ospite d'onore. L'importanza delle radici del Salento, l'ospitalità e le caratteristiche di queste terre sono state sottolineate da Antonio Primiceri, dal 2007 direttore generale del Festival, il quale ha rivelato che maggiori attenzioni saranno rivolte all'ecoturismo per intensificare un vero e proprio scambio con le altre realtà locali. L'accoglienza del Salento, la bellezza del mare e la qualità di questa manifestazione sono state sottolineate invece dal presidente Cosimo Durante, che nel corso della conferenza stampa ha anche parlato del significato di un evento come questo. Però ovviamente dal 13 al 16 giugno il Salento dell'accoglienza, la Lecce della meraviglia e del barocco e del sole e del mare, diciamo che vi attende. Vi attende con ansia, ma soprattutto vi attende perché siamo fortemente convinti che manifestazioni internazionali come queste, che oggi stiamo presentando, ma che ormai sono consolidate sul nostro territorio grazie agli amici che si sono cimentati con non pochi sacrifici per poter mantenere tutto ciò, vi attende perché siamo fortemente convinti che attraverso gli organi di stampa, ma soprattutto la stampa specialistica, che riusciamo ovviamente a promuovere il territorio. A promuovere il territorio perché si tratta anche di questo, non si tratta soltanto di andare a cimentarsi e a confrontarsi su una serie di film che saranno premiati, però noi partiamo da un dato importante, lo Ius Culturae, vale a dire il diritto alla cultura che deve accomunare ovviamente le peculiarità di un territorio forte, di rilevanza imponente se vogliamo, dove attraverso l'enogastronomia, le bellezze marinare, le bellezze dei nostri beni culturali possono cimentarsi come valore aggiunto e rappresentare il valore aggiunto per un territorio veramente vivace ma soprattutto fortemente connotato di quella che è un'attività di valorizzazione che da circa 15-20 anni abbiamo messo in essere. E noi dobbiamo dire grazie alla stampa, dobbiamo dire grazie agli organismi come quello dell'International Film, perché basta vedere appunto la rassegna stampa che sta sfogliando in questo momento il Presidente Conte per dire quanto si è parlato del Salento nella scorsa passata edizione. Noi vorremmo che quelle,
quel buco si raddoppiasse ancora di più, perché significa che molti hanno scritto, molti hanno letto. E quando ci siamo salutati a Castello Monaci l'ultima volta, io dicevo: vi invito a portare con voi questi appunti di viaggio e a riportarli soprattutto a quelli che sono i sentimenti forti di un territorio che vuole esprimersi, ma soprattutto che vuole essere captato per quelle peculiarità forti che rappresenta. E sto per arrivare. E la gioia è stata immensa quando, tra i tanti articoli che io sono andato a vedere, quando mi è arrivato il CD di Sarajevo, 53 minuti di riprese che abbiamo distribuito alle nostre aziende, ma anche di qualità forte, se vogliamo, che non c'è da invidiare da nessuno. E ha raccontato il festival, ma ha raccontato soprattutto quel Salento grandioso e maestoso. Per questo io vi sono, come salentino, vi sono grato, come certamente anche Antonio Russo, che rappresenta l'associazione dei salentini, con i quali bisogna continuare a fare rete. Oggi assaggerete i prodotti del Salento, il pasticcere che lavora a Roma da tanto tempo, che ovviamente vuole far assaggiare i prodotti nostri, ma soprattutto farla attraverso la pasticceria darvi un messaggio, ma non solo, anche i prodotti che assaggeremo del Gala del Radamino. E c'è stato il nostro imprenditore agroalimentare Bruno Rolli, che è voluto addirittura venire per rendersi conto, perché ha compreso che nel proprio piccolo, attraverso la valorizzazione e l'assaggio dei prodotti, effettivamente la sua azienda può crescere. E perché il GAL? Il GAL Terra d'Arneo, che ormai si intrinseca in circa 9 comuni del territorio, che ha rappresentato per tanti anni quel filo rosso che unisce, che uso come slogan, rappresentato le grandi battaglie di valorizzazione del territorio, partendo dalle lotte contadine e quindi per il riscatto da parte dei contadini del proprio territorio, dal latifondo alla microimpresa, quella microimpresa che poi effettivamente ha fatto la differenza. E il GAL l'anno scorso ha voluto fare questa prima esperienza, di questo vi siamo grati. E se oggi leggete su questo opuscolo che Castello Monaci, Bruno Rolli, la tenuta Verola, l'agroalimentare D'Amato e il profumo di pane vogliono essere qui presenti, saranno presenti e sono presenti su quel tavolo, significa che hanno compreso l'utilità di tutto ciò. Ma soprattutto il GAL, come gruppo di azione locale di una rete, di un network forte, finanziati dall'Unione Europea, sta ad esplicitare come effettivamente i fondi europei possono essere spesi bene, ma soprattutto per la valorizzazione del nostro territorio, come marketing, come immagine, come comunicazione, come internazionalizzazione, perché svolgeremo azioni di internazionalizzazione. Noi andremo a distribuire, stiamo distribuendo sul territorio circa il ricavato di circa 19 milioni di euro dell'Unione Europea per finanziare il turismo, ma soprattutto la ricettività minore, e vale a dire i cosiddetti alberghi diffusi. Ne abbiamo parlato nell'ultimo convegno a Lecce l'anno scorso, incomincia a diventare realtà perché le caratorie sono pronte e arrivano i primi finanziamenti. Ma non solo, 32 nuovi agriturismi finanziati solo nel territorio d'Arneo. E noi vorremmo che quegli agriturismi si orientassero soprattutto verso quell'ecoturismo che lo Scal Club vuole effettivamente mettere in risalto. Perché ormai il turista è diventato esigente perché vuole comprendere qual è il fenomeno dell'identità forte di un territorio, ma soprattutto vuole toccare con mano la grande organizzazione delle diverse aziende promotrici, non solo promotrici ma fornitori di servizio, ma soprattutto la qualità. E sulla qualità lo dobbiamo andare. Sulla qualità dobbiamo andare. La nostra amica Elettra è stata qualche giorno fa, sotto il periodo natalizio, è stato a visitare alcune aziende del nostro territorio e ha toccato con mano come le nostre aziende hanno fatto ormai il salto di qualità. E questo collegamento tra turismo e la gastronomia, e non solo la gastronomia, ma la valorizzazione di tutto il territorio, per noi è importantissimo.
La conferenza stampa di oggi a Roma è stata anche occasione di incontro per tutti i salentini che vivono nella capitale. Eventi come questi vedono l'indispensabile contributo dell'Associazione Salento Nostro, presieduta da Antonio Russo. Beh, sicuramente è un valore aggiunto alla comunità dei pugliesi presenti a Roma, perché attraverso, in questo caso, nella fattispecie, il festival, vogliamo promuovere tutte quelle iniziative che mettono in risalto il nostro territorio, e ritrovarsi qui a Roma parlando di Salento è sempre una gioia, quindi siamo contenti di ritrovarci. La 50ª edizione del Festival Internazionale del Film Turistico vede l'alto patronato della Presidenza della Repubblica, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Puglia.